È un onore per l'Istituto Veneto poterla intervistare in questo frangente che non è per niente affascinante, ma avere il suo parere così autorevole per noi è un onore. Comincerei chiedendole un punto di vista sulla figura di Zelensky, il suo punto di vista per la sua esperienza di diplomatico. Cosa pensa di questo Presidente dell'Ucraina? Zelensky è certamente una persona fine, gentile, cordiale, con un certo fascino, non c'è dubbio. Non credo che abbia una grande autorità e temo che non potrebbe certamente imporsi con la sua persona su Putin. Naturalmente Putin potrebbe commettere grandi errori e lasciargli il posto, per così dire, lasciargli un vuoto nella vicenda, ma sulla possibilità che il problema sia risolto da Zelensky avrei qualche dubbio. Bisogna che cominci un vero e proprio colloquio con le maggiori potenze. Zelensky a quel punto sì, potrà dare qualche buon consiglio, ma la soluzione del problema non viene da lui. Questo isolamento che Putin in questo momento ha rispetto a tutta l'Europa e a tutto l'Occidente, pensa che sia ricucibile in qualche modo, che ci sia la possibilità, che ci siano delle conseguenze a questo isolamento? Vede, con la guerra Putin ha certamente nuociuto a se stesso. Io sapevo o credevo di sapere quale fosse la sua strategia. Avevo già scritto nel tempo che il suo obiettivo era quello di restaurare il potere russo, fortemente diminuito da quello che era accaduto negli ultimi anni. E questa per certi aspetti poteva persino essere considerata come un'iniziativa patriottica. Poi lo scoppio della guerra credo che lo abbia o avrebbe dovuto bruciarlo, renderlo meno credibile. E credo che questo sia effettivamente accaduto. Ma il fatto che sia meno credibile se non c'è un altro interlocutore in quel mondo, in Ucraina, nella Russia, ebbene un altro interlocutore credibile, naturalmente, l'avere bruciato Putin non ci serve. E perché Putin, forse non lo avevamo sufficientemente preso in considerazione, continua ad avere nel suo paese, come dire, un certo seguito. Qualcuno che crede ancora in lui o che perlomeno non ha coraggio o voglia di prendere posizione contro di lui c'è ancora. Questa sua credibilità è legata anche probabilmente a uno stato di benessere che sta attraversando la Russia in questi ultimi anni. Forse l'inasprimento delle sanzioni potrebbe togliere la linfa vitale a questo aggressore, a questa aggressione, mi scusi. Io no, temo che questo non accadrà. Le sanzioni sono in realtà una misura del tutto militare, anche se nessuno muore e non si spara. Perché vede, per esempio, quando lei impone le sanzioni, non fa che fa qualche cosa che è molto simile a quello che si faceva nel Medioevo quando si assediava un castello per far morire di fame quelli che c'erano dentro. E le sanzioni questo vogliono raggiungere, far morire di fame quelli che sono dentro il castello. Allora devo dire che a questo punto Putin non ha del tutto torto quando dice che questo è un gesto militare, è un'iniziativa militare. E il fatto che sia un'iniziativa militare, attenzione, può in qualche modo giovare a lui perché suscitare quel sentimento patriottico, di indignazione patriottica in una parte della società russa che naturalmente a lui potrebbe giovare.
vivace l'interesse per quello che sta compiendo la Cina. È un ruolo nuovo della Cina. Può dirmi qualcosa a questo riguardo? Certo, no, non credo che si possa considerare nuovo. La Cina ha certamente di un rapporto molto forte con la Russia, perché sa di essere poco amata dagli Stati Uniti e d'altro canto ha pur bisogno di essere spalleggiata da una potenza, efficace. E allora questo ha avuto delle ripercussioni favorevoli sui suoi rapporti con la Russia. In questo momento credo che la Cina abbia come dire, una certa titubanza, perché si rendono conto che la crisi ucraina non può alla fine giovare, potrebbe non giovare alla Russia e quindi oltretutto perderla, privarla di un partner. Però ho visto che in questi giorni tutto sommato, ha deciso di dichiarare ancora una volta che il suo partner è la Russia e credo che l'abbia fatta perché ha avuto l'impressione che se non avesse dato a Putin un segnale di amicizia e collaborazione in questo momento, avrebbe certamente perduto la possibilità di avere con la Russia quel rapporto che lei ritiene necessario per la sua sicurezza. Ecco, l'ultima domanda è naturalmente quella che ci sta a cuore a tutti, quanto il male è contagioso, se dobbiamo attenderci un'estensione di questo conflitto. La paura della terza guerra mondiale è diffusa naturalmente. Credo che naturalmente fa parte della retorica. Tutte queste vicende naturalmente suscitano non soltanto preoccupazioni, ma anche qualche volta certe preoccupazioni vengono utilizzate politicamente perché servono a andare nel senso desiderato. No, io non penso naturalmente a una terza guerra mondiale. Però se il giorno in cui Putin decidesse di usare l'arma nucleare, qualche cenno in questo senso è stato fatto negli scorsi giorni, in quel giorno io sarei molto preoccupato e riterrei che la terza guerra mondiale potrebbe Si essere avvicina. Grazie. addirittura alle porte di casa. E buona giornata. Grazie anche a lei. Buon pomeriggio, arrivederci.